Mario Di Cosmo, imprenditore ed ex assistente parlamentare, è il nuovo marito di Rosanna Lambertucci, di cui ne aveva parlato nell'intervista che annunciava le nozze. Senza rivelare gli anni del compagno, ma soffermandosi sulla differenza di età, "All'inizio per me è stato un problema", aveva confidato la conduttrice. "A lui piacciono tantissimo i bambini e l'ho capito da come giocava con mia nipote Caterina. Così, per diverso tempo, non facevo che domandargli: perché non trovi una donna che possa darti questa gioia? Lui mi rispose: Rosanna, forse la tua vita è stata più lunga, ma la mia è stata più larga. Come si può restare indifferenti davanti a un uomo così? Persino sua mamma, la mia futura suocera, mi ha rivelato che non ha mai portato nessuna donna in casa prima di me." Rosanna Lambertucci ha descritto Mario Di Cosmo come un gigante buono. E sulla passione tra loro, dopo tanti anni cambia in meglio. "La passione è accecante e non permette di valutare la tenerezza, la solidarietà, la presenza. Elementi fondamentali per andare avanti nella stessa direzione", ha aggiunto. A farla decidere per il grande passo è stato il fratello Alberto, pochi giorni prima della sua tragica scomparsa. "Mi ha detto: Rosanna, sposa Mario perché ti vuole bene", aveva raccontato la conduttrice che prima di questo grande amore ha affrontato la perdita del marito Alberto Amodei, padre di sua figlia Angelica, stroncato da un tumore nel 2014. Rosanna Lambertucci e Alberto Amodei, storia di un amore infinito. Lei tornò da lui per stargli vicino durante la malattia. Ci sono storie d'amore che proseguono anche dopo la morte e la giornalista Rosanna Lambertucci lo sa bene. Ha infatti amato a lungo il suo Alberto Amodei, marito prematuramente scomparso a causa di un tumore all'esofago. Alberto Amodei e Rosanna Lambertucci si sono sposati nel 1965 e si sono amati profondamente, fino alla separazione avvenuta dopo ben 23 anni di matrimonio e la nascita di una splendida figlia, Angelica. Malgrado la rottura, Alberto Amodei e Rosanna sono sempre rimasti in ottimi rapporti e hanno continuato ad esserci l'uno per l'altra, oltre che per Angelica. Da quel momento Rosanna decise di non lasciare mai più solo Alberto. Gli è stata vicina con affetto e devozione, supportandolo durante la malattia, che è poi drammaticamente peggiorata. Nel 2014, infatti, Amodei è venuto a mancare, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di Rosanna Lambertucci e della figlia Angelica, che oggi è mamma di Caterina e si destreggia brillantemente nel lavoro di giornalista e autrice televisiva. Rosanna Lambertucci, che ama scrivere e condividere il suo vissuto, ha raccontato tutta la storia nel libro "E sono corsa da te", un emozionante diario di 2 anni nel corso dei quali si è allontanata dalla TV per stare vicino all'uomo che ha amato per 23 lunghi anni e che ha descritto come una persona che ha lottato con la dignità e il pudore di un uomo fantastico.